E allora, grazie di nuovo a tutti per la partecipazione. Anche questa sera siamo abbastanza, poi sappiamo che in diversi ci chiedono di poter poi vedere la registrazione e siamo sicuri che lo fanno. E questa sera l'incontro, come ha già annunciato Alberto, prevede una prima parte in cui io vi illustrerò un pochino in sintesi la terza parte del manuale operativo sui diritti, quella sulle misure di sostegno al reddito e alla liquidità delle persone, e poi ci sarà una parte sulle misure straordinarie appunto per l'immigrazione e l'emersione. E condivido intanto lo schermo, se ci riesco, vediamo un po'. Sì, ecco. Piano piano penso che lo dovreste vedere e adesso facciamo partire anche, eccolo qua. E questo è il terzo incontro di formazione, già sapete che non serve prendere a tutti perché i contenuti li ritrovate nel manuale operativo dei diritti che è online, anzi ringraziamo chi ci ha segnalato qualche piccola cilecca del sistema che stiamo risolvendo e poi tutti riceveranno dopo l'incontro, come altre volte, queste slide che così si potranno rivedere. E alla fine di questa prima parte ci sarà il tempo per le domande, appunto, sulle cose che tratteremo prima di passare la parola ai colleghi del Centro d'Ascolto Immigrati. E abbiamo gridato forte, che è un po' il nostro motto, quello che ha ispirato questo percorso, è prima i diritti e poi l'assistenza. Abbiamo parlato che c'è bisogno di adeguare o proprio cambiare la nostra cassetta degli attrezzi per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società. Il nostro obiettivo non è solo farli sopravvivere, però a noi in fondo va bene che restino dove sono nella loro condizione, ma è farli sviluppare integralmente come persone. L'espressione è ripresa appunto dall'Evangelii Gaudium. Queste frasi del Magistero non devono restare solo parole. Ci deve lasciare inquieti quando ci rendiamo conto che appunto restano solo sulla carta. E la riflessione che premetto questa sera è che quest'idea di diritti no, è prima di tutto un'idea civile, un'idea che dovremmo coltivare come cittadini e come appartenenti a questa società civile e infatti possiamo ritrovarla, e mi piace partire facendo questo riferimento, nella nostra Costituzione. Dove sappiamo tutti più o meno a memoria l'articolo 1, ma non abbiamo ben presente il contenuto profondo e molto determinante degli articoli successivi. Nell'articolo 2 si dice che la Repubblica, la nostra Repubblica, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Quindi riconosce, ma non solo sulla carta, dovrebbe garantirli. E all'articolo 3 viene detto come questa garanzia dovrebbe operare. Dovrebbe operare attraverso il riconoscimento della pari dignità sociale di ogni persona e dell'uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di nessun tipo, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, ma soprattutto di condizioni personali e sociali. Quindi la dignità si raggiunge tramite l'uguaglianza, o meglio, dire una completa e perfetta uguaglianza di opportunità per tutti potrebbe essere un po' idealistico, ma un obiettivo quotidiano concreto è proprio la riduzione delle disuguaglianze. A questo servono i diritti, servono a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti, appunto, alla vita lavorativa, economica e sociale. Ora, questo è un disegno bellissimo. Sentiamo tutti però che in gran parte rimane inattuato. Nella società restano i privilegi, le condizioni di favore, come le condizioni di grave svantaggio. E potremmo tutti dire, ma è lo Stato che dovrebbe svolgere questo compito, lo Stato attraverso le sue articolazioni, enti pubblici, enti locali. Ma quando lo Stato non lo fa, possiamo stare contenti e sereni con la nostra coscienza e dire che non è un problema nostro, oppure anche come cittadini possiamo fare la nostra parte per quello che ci è possibile a rimuovere gli ostacoli, proprio non individualmente, ma attraverso le organizzazioni, tra l'altro riconosciute dalla Costituzione, di partecipazione come il nostro
come la stessa Chiesa Cattolica e come l'azione della Caritas. Ecco, noi ci stiamo muovendo in questo orizzonte, che quindi, come dire, è un fondamento del contratto sociale, della stessa esistenza della nostra società. I diritti per dare dignità, promuovere l'uguaglianza effettiva e soprattutto rimuovere gli ostacoli. È molto concreto questo, perché la Costituzione non è stata idealistica, si sa che ci sono degli ostacoli, forse ci saranno sempre, e quindi la lotta per rimuovere gli ostacoli è quotidiana. Il Covid l'ha riportata in evidenza proprio perché la crisi economica, di cui abbiamo già parlato, ha aumentato le disuguaglianze o rischia di aumentarle sempre di più nel breve e medio periodo. Allora, proprio in questa funzione leggiamo anche l'ultima esortazione di Papa Francesco, che nel messaggio che ci ha consegnato per la Giornata Mondiale dei Poveri 2020, che sarà a novembre, non solo ha citato Siracide 7,32, tendi la mano al povero, che è la stessa frase che abbiamo usato noi, prendiamo per mano i poveri, e ci ha ricordato che nessuno di noi, e in fondo è la stessa inquietudine che ci consegnava la Costituzione, può sentirsi a posto quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un'ombra. Un'ombra significa che non si vede, si intravede appena ma non ci si fa caso. Si tende a pensare, per tanti motivi, che non sia un nostro problema e che qualcun altro se ne occuperà, o magari che è colpa sua se è in quella condizione. Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e a tante promesse disattese. E quindi anche denunciare le ingiustizie e le cose che non funzionano nell'applicazione dei diritti, aiutarli a combattere per i diritti e per invitarli a partecipare alla vita della comunità. Ecco allora, come abbiamo detto, che prendere per mano i poveri, accompagnarli ai diritti, è un atto di carità e anche di giustizia. E noi non ci sostituiamo a chi a livello istituzionale ha il compito sia di erogarle le prestazioni che corrispondono ai diritti, sia anche di aiutare le persone a fare le domande come i CAF e i patronati, ma noi le accompagniamo colmando la distanza che c'è tra loro e il raggiungimento dei diritti per motivi culturali, linguistici, di capacità, di vario. Detto questo, ci addentriamo in quest'area che mi è stata assegnata, relativa alle misure di sostegno al reddito e liquidità in gran parte introdotte per l'emergenza Covid-19. Una prima parte che trattiamo, anche se in ordine cronologico non è stata la prima, è quella delle misure introdotte con il secondo decreto legge relativo all'emergenza Covid, cioè il cosiddetto decreto liquidità. Si è parlato di una grande potenza di fuoco, di un fiume di soldi, qualche giornale ha detto, non è esattamente così. Ci sono state delle misure che coinvolgevano da un lato le banche, i finanziamenti con garanzia statale, i famosi 25.000 euro per tutti, le imprese ovviamente parliamo, però le imprese spesso sono piccole imprese, attività con cui vivono le famiglie, quindi sono anche situazioni che incontriamo. Poi c'è stato il piano della Regione Lazio, Pronto Cassa, che erano quei finanziamenti garantiti di 10.000 euro col fondo rotativo per il piccolo credito, poi altri bandi di Invitalia. Purtroppo la triste realtà è che a queste misure molti hanno tentato di accedere, ma pochi li hanno ottenuti, per varie ragioni. Quelli delle banche, perché le banche in fondo non facevano volentieri queste erogazioni di credito, e quindi, come sempre succede nelle misure di welfare, è più facile che li abbia ottenuti chi meno ne aveva bisogno, perché era però un cliente migliore per le banche. Non ci mettiamo ad approfondire, ma di fatto è stato così, e molti comunque sono ancora in attesa, e con pretesti o motivazioni varie le banche non erogano. Vediamo molti di questi casi, sarà capitato anche a voi. La Regione Lazio, è notizia recente che sembrerebbe che anche i pochi che sono riusciti a fare le domande, perché i fondi bastavano veramente forse per il 5% di quelli che teoricamente avrebbero dovuto richiederli, non li hanno ancora ricevuti. Le domande sono state fatte il 30 aprile, non li hanno ancora ricevuti perché la regione ancora deve perfezionare le convenzioni con le banche.
In questo campo finanziario facciamo anche un flash che può aiutarci, molti di noi già lo sanno, a fianco a quella della Caritas c'è l'attività della Fondazione Salus Populi Romani, che nasce per il contrasto all'usura, ma si occupa anche delle situazioni di sovraindebitamento, quindi accompagnare le persone per uscire da un carico di rate di debiti che non riescono a gestire, che soffoca assolutamente la loro vita e assorbe quasi tutto il proprio reddito. E è un intervento che si può fare insieme, centri d'ascolto parrocchiali, spesso aiutando le persone, soprattutto anche qui, a comprendere i loro diritti e a come gestire le situazioni prima ancora che trovare i soldi, perché spesso la situazione non è o non è la prima soluzione l'aiuto finanziario diretto. Ecco, questo per ricordarci che anche su questo possiamo camminare fianco a fianco. E poi ora, quando si potranno magari svolgere meglio le attività come incontri e formazione, la Fondazione Salus Populi Romani è a disposizione anche per dare formazione e informazioni su come accompagnare a livello di centri d'ascolto parrocchiali e di altre realtà le persone, perché molto spesso quello che le persone non hanno è la consapevolezza di quello che stanno facendo. Non capiscono che un debito va restituito, non capiscono come, non capiscono che conseguenze ha non restituirlo, non capiscono che cosa si può fare quando si è in difficoltà per pagare le rate, perché ci sono sempre state, e lo vedremo anche adesso, ci sono delle possibilità di chiedere delle sospensioni che sono state previste in occasione del Covid per i mutui per la prima casa e anche mutui diversi dalla prima casa, quindi parliamo di privati aziende che hanno acquistato un immobile con mutuo, quindi devono pagare le rate ma sono in difficoltà. Ma è stata prevista anche per i prestiti personali, cioè il cosiddetto credito al consumo, acquisti di beni o persino le rate di rimborso delle carte revolving, pessimo strumento su cui magari un altro giorno approfondiremo, o persino le rate della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, perché le stesse finanziarie, pur se non obbligate dalla legge, hanno riconosciuto la convenienza di fare un accordo per permettere la sospensione, se non sbaglio, da 6 mesi a un anno, ma comunque questi sono dettagli, dei pagamenti se a semplice autocertificazione del richiedente che si trova in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. La cosa che sottolineo è che è importante spingere le persone a fare questo, perché spesso le persone rinunciano, sono diffidenti, mentre invece è bene quando si è in difficoltà col pagamento di un debito, invece di far accumulare rate non pagate. Perché dopo 3-4 rate non pagate non è più possibile intervenire e poi si rischia che il procedimento vada avanti, se c'è un mutuo ipotecario venga fatta l'esecuzione sulla casa. E quello che a noi capita nell'esperienza è che le persone arrivano spesso quando la situazione non è più gestibile, cioè è irreversibile. Invece le persone vanno invitate subito ad agire questo strumento che tra l'altro mi sembra che attualmente le banche permettano anche, non tutte, ma in linea ipotetica alcune, che oggi, che siamo a fine giugno, io possa anche chiedere la sospensione a partire da una rata pagata, non pagata indietro. Però è importante che le persone si muovano subito. C'è stato, non so quanto adesso possa interessare i nostri assistiti, ma è importante sapere che c'è stata la sospensione delle scadenze fiscali in emergenza Covid-19. È chiaro che questo interessa chi ha un reddito e magari delle tasse di pagare, ma interessa anche chi ha la preoccupazione magari di degli arretrati, cioè le cartelle, le date delle rottamazioni. Ecco, sono state rinviate tutte al 10 dicembre e praticamente tutti gli adempimenti fiscali hanno avuto grossi differimenti, per esempio il 730 che si può fare fino al 30 settembre e la dichiarazione dei redditi al 30 novembre. È importante, poi trovate tutti i dettagli nel manuale, sapere queste cose perché può aiutare le persone a liberarsi da una preoccupazione. E fra i tanti problemi che hanno quando si trovano per un lavoro o non hanno reddito, aiutarli a metterli nel giusto ordine è importante, liberare energie dalla preoccupazione della rata con l'Agenzia Entrate Riscossione, l'ex Equitalia o con la presentazione della dichiarazione dei redditi o con altre tasse, le può aiutare a investire energie in ciò che invece è più urgente, per esempio riavviare la propria attività e recuperare la capacità di un reddito autonomo. Un'altra
storia in cui è importante che capiamo cosa è successo è questa della cassa integrazione o delle varie forme di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti. Sono quelli che la storia ci ha consegnato col termine di ammortizzatori sociali, perché ammortizzano il contraccolpo di una mancanza di lavoro per i lavoratori dipendenti. E ha varie forme, cassa integrazione ordinaria o assegno FIS, fondo di solidarietà, o CIG in deroga, sono sostanzialmente la stessa cosa. Come mai si sono rivolte e si stanno ancora rivolgendo a tutte le nostre forme di assistenza proprio minima, di bassa soglia, cioè l'aiuto di genere di prima necessità o il pagamento di queste, di qualche bolletta? Come mai si stanno rivolgendo tante persone che ci dicono sono in cassa integrazione, ma non ho ricevuto niente? Purtroppo è vero, molti non hanno ancora ricevuto i pagamenti. Ci sono, diciamo, dei disallineamenti, chiamiamoli così, tra i dati che vengono diffusi e poi la realtà concreta delle persone. Quindi ci sono persone che o hanno ricevuto al massimo solo l'importo del mese di marzo, oppure nemmeno quello. Quindi comunque sono indietro di 2-3 mesi rispetto allo stipendio, ma soprattutto ricevono molto meno. Ora, comunque... le settimane previste dai decreti Covid sono state 9, alla fine più 9, perché anche quelle che inizialmente era stato detto, le ulteriori 4 che si potevano godere dopo il 1° settembre, sono state accorpate a quelle che erano alle 5 che erano state aggiunte fino al 31 agosto, quindi sono diventate 9, che più o meno è iniziato 8 marzo, ha finito il 10 maggio, più altre 9 che però più o meno appunto finiscono ad agosto. C'è il divieto di licenziamento fino al 17 o 31 agosto, e a seconda delle categorie, insomma, dei meccanismi, ma la grande paura è che poi, alla fine della cassa integrazione, appena possibile, le aziende sfrutteranno la possibilità del licenziamento per motivi economici, per carità, motivati, perché l'azienda da un lato sarebbe ben contenta di continuare a lavorare, ma ci sono anche realtà che noi le vediamo, per esempio, al centro di Roma, riferiscono di ormai lavorare al 40-20% della capacità pre-Covid, tutte quelle comunque legate alla circolazione delle persone, al turismo, anche alla presenza di lavoratori o studenti che poi sono andati in smart working o in didattica a distanza. La cosa che ci tenevo a spiegarvi è: ma perché le persone dicono che la cassa integrazione non gli basta? È molto semplice. Vedete qui che c'è questo indicazione di una percentuale, così funziona il calcolo, 80% della retribuzione, ma con un massimale 951 euro lordi per chi ha normalmente un lordo fino a 2102 euro, e se superiore un lordo di 1168 euro. Quando questo lordo viene pagato dall'INPS, come avviene normalmente per tutte le piccole e medie imprese che non possono permettersi di anticipare una cassa integrazione per la generalità dei propri dipendenti, ebbene, questo calcolo fatto dall'INPS come funziona? Perché questo qualcuno l'ha chiesto anche le altre volte o poi nei quesiti, ci perdiamo 5 minuti, che dire che c'è un massimale di 951 o 1100 euro significa che un'ora di lavoro, più o meno, a seconda, questo è un discorso tecnico, dei divisori contrattuali che considerino 156, 160, 170 euro al mese, più o meno fra i 5 e 6 euro, 5,77 e 6,95 euro lordi orari. Poi l'INPS, quando paga direttamente, fa una tassazione a forfè del 23%, l'aliquota IRPEF base, perché poi, dice tanto, ti farà il conguaglio, a fine anno ci penserà il datore di lavoro. Non può riconoscere il bonus Renzi di 80 euro mensile. Quindi molte persone, a fronte di un'aspettativa di ricevere l'80% della retribuzione perduta, non so, un part-time a 20 ore, che prendeva più o meno 900 euro al mese, si sono trovati a riscuoterne 400-500. E poi ovviamente hanno anche chiesto, no, ai centri d'ascolto, mi hanno aiutati, mi hanno buggerato, aiutatemi. Ma questo meccanismo, ve l'ho raccontato sia perché appunto sapete come trattare le persone che magari si lamentano o si disperano, e anche sapete qual è la realtà, cioè che nessuno può aspettarsi come cassa integrazione realmente l'80%
di quello che prendeva prima, perché c'è un massimale e il calcolo funziona così. Detto questo, cerco di andare veloce, vi ricordo che ci sono stati tutta una serie di bonus per coloro che hanno la partita IVA. Questo è importante saperlo perché poi possiamo verificare, non è che adesso leggendo la slide impareremo a memoria, insomma, però quando abbiamo la persona davanti possiamo verificare se ha chiesto questi bonus, che sono un diritto, e anche indicargli come fare se non li ha ricevuti, cioè andare al patronato, attivarsi con l'INPS, perché purtroppo la realtà è questa, che bisogna fare domande e spesso bisogna combattere per avere ciò che è diritto, non viene riconosciuto agevolmente. Però noi dobbiamo aiutare le persone a non mollare. Quindi il bonus famoso dice 100 euro per marzo e aprile per tutta una serie di soggetti, artigiani, commercianti, collaboratori e professionisti iscritti con partita IVA. Alcuni di questi hanno anche il bonus di ulteriori 1000 euro per maggio, però condizionato alla diminuzione del reddito rispetto al reddito del bimestre marzo-aprile del 2019. Un requisito un po' fantasioso e che crea ingiustizie, ma comunque così è. Così come hanno avuto i 600 euro per marzo ed aprile i professionisti iscritti a casse autonome, parliamo di ingegneri, architetti, avvocati, medici, commercialisti, insomma liberi professionisti, hanno avuto i 600 euro i collaboratori sportivi. Qui vale la pena di aprire una parentesi, un settore, quello dello sport dilettantistico, che sta soffrendo moltissimo. Tutte le persone che comunque riuscivano a ricavare un piccolo reddito, che era l'equivalente di un lavoro part-time, ma anche più importante perché magari facevano gli istruttori di sport nelle palestre, nelle scuole, addirittura, no? Quelli che lavorano con i bambini, non stanno più guadagnando nulla da marzo, perché erano persone pagate ad ore, pagate a giornata, e hanno avuto questo piccolo bonus di 600 euro per marzo e aprile. Chi non l'avesse chiesto potrebbe ancora farlo, e poi tutta una serie di altre categorie di lavoratori dello spettacolo, agricoli, stagionali, intermittenti e persino i lavoratori domestici con orario superiore a 10 ore settimanali. Cosa risalta da questa lista? Che comunque ci sono degli esclusi, che sono tutti coloro che avevano rapporti di lavoro non regolari o magari sono addirittura non regolarmente residenti in Italia. Dice sì, ma non hanno la regolarità prevista dalla legge. È vero, ma ci si può tappare gli occhi di fronte alla loro situazione? Credi, almeno mi viene da credere, che come Stato e come istituzione bisognerebbe pensare dei modi per includere queste persone e non per escluderle, perché sono già i più svantaggiati e più sfruttati. Quindi sono quelli che poi restano anche privi di aiuto, pur essendo i più bisognosi. Teoricamente ci aveva fatto molto sperare la Regione Lazio quando aveva fatto questo bando Nessuno Escluso per cofe, badanti, tirocinanti, rider, disoccupati. Qui non si possono più fare le domande, a meno che non vengano riaperti i termini, però non solo escludeva coloro che già percepivano un altro beneficio di quelli previsti dalle leggi per l'emergenza Covid, ma sempre i lavoratori con rapporti informali e gli immigrati irregolari. È importante ricordarsi anche in questa sede che esiste il reddito o pensione di cittadinanza. E questo lo dico brevemente per chi non lo sapesse, chi lo sa ovviamente mi scusi, è una misura di contrasto attivo alla povertà, che è l'evoluzione di quello che prima si chiamava REI, o reddito di inclusione. Prevede innanzitutto i requisiti di cittadinanza e di residenza, quindi questo già fa capire che non è per tutti. L'obiettivo non era solo un sostegno economico, ma l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo, tutta la storia dei navigator che avrebbero aiutato le persone a trovare lavoro, cosa difficile intanto se il lavoro non c'è e comunque spesso impraticabile per la tipologia di soggetti che accedono a questa misura. Se si tratta di pensione, ovviamente non c'è pensione di cittadinanza, perché appunto una persona all'età per la pensione non c'è il progetto di inserimento lavorativo. Richiedeva un ISEE inferiore a 9.360 euro, richiede, viene erogato nella forma di una carta di pagamento e ha un importo mensile diviso in due quote, che torna al totale di 9.360 euro annui, che è lo stesso dell'ISEE, che sono fino a 6.000 euro annui per le spese di sussistenza. Quindi a seconda dell'ISEE e della composizione del nucleo familiare, 6.000 euro annui significa 500 euro al mese,
e un contributo di 3.360 euro annui per l'affitto mutuo, che quindi non consente a una persona da sola probabilmente di pagare un affitto, però ecco, può consentire per esempio a due o tre persone col reddito di cittadinanza di mettersi insieme e creare una sorta di co-housing informale e condividere l'affitto di un appartamento. Questa è un'esperienza che si è realizzata. Il reddito di cittadinanza è incompatibile con gli altri benefici previsti da queste norme, nel senso che al massimo, per esempio per i bonus da 600 euro, è stato previsto che se la persona prendeva un reddito di cittadinanza inferiore ai 600 euro, poteva ottenere per i 2 mesi di marzo e aprile e poi eventualmente per maggio sui 1000 euro l'integrazione. Questa è una cosa importante da verificare, perché in caso la persona va avviata allo stesso patronato dove ha fatto domanda di reddito o pensione di cittadinanza, questa come tante di queste misure si può fare la domanda tramite patronato, CAF oppure col proprio PIN o SPID personale direttamente sul sito INPS, e appunto si poteva chiedere l'integrazione. Il decreto Covid, il decreto rilancio, ha previsto il reddito di emergenza, che ha delle maglie un po' meno strette, diciamo l'imbuto è meno stretto rispetto al reddito di cittadinanza, solo per 2 mesi. Chiede la residenza solo per il richiedente al momento della domanda, cioè non 5 o 10 anni, non la cittadinanza. Ma se una persona è un nucleo familiare alla residenza e gli altri ancora non ce l'hanno, sono in attesa del ricongiungimento o quale che sia la loro situazione, se solo uno è regolare può fare la domanda con un ISEE più alto fino a 15.000 euro, il patrimonio fino a 10-20.000 euro. A seconda della composizione del nucleo familiare, viene riconosciuto un importo mensile variabile per 2 mesi da 400 a 840 euro. Chiaramente incompatibile col reddito di cittadinanza o altre misure. E qui è importante sapere che le domande, che sarebbero scadute oggi, si possono presentare fino al 31 luglio 2020. Quindi, la persona riceve in quel caso poi il pagamento delle due mensilità contemporaneamente. È in atto quest'ultima misura invece del contributo a fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate, che può riguardare non solo le grandi società o aziende, ma anche le persone fisiche o titolari di partita IVA, esclusi i professionisti che prendono il bonus di 1000 euro dell'INPS. E la domanda si presenta solo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, o personalmente, se uno ha le credenziali d'accesso allo SPID, oppure tramite il proprio commercialista, possono beneficiarli coloro che hanno un fatturato, quindi ricavi o compensi nel 2019 inferiore a 5 milioni di euro, diciamo che i nostri clienti di solito hanno molto meno, e che abbiano una diminuzione del fatturato di almeno un terzo di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. E il contributo a seconda delle fasce di fatturato varia dal 20 al 10% di questa differenza di fatturato, ma per le attività che hanno aperto dopo il 1 gennaio 2019 spetta comunque l'importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per società ed enti. E ovviamente ci deve essere questa differenza di fatturato. Altrimenti, tranne per quelli che hanno aperto il 1 gennaio 2019, l'importo minimo non viene riconosciuto a tutti. Questo è ancora in atto, le domande si potranno presentare, se non ricordo male, fino al 13 agosto, quindi tutti coloro che non l'hanno fatta, e spesso le situazioni esistenzialmente complicate fanno perdere di vista alle persone queste possibilità, è importante che noi lo sappiamo e glielo ricordiamo. O questo contributo a fondo perduto specifico, perché altre volte qualcuno l'ha chiesto, non fa reddito, non viene considerato reddito a nessun fine. Le paure delle persone a volte, ma poi mi tolgono il bonus mensa, l'esenzione dalla mensa scolastica. No, non è considerato reddito a nessun fine. Poi nel manuale troverete citate tante altre misure, da riduzioni sulle bollette, un bonus una tanto per gli edicolanti, che sono comunque piccole imprese a volte familiari, per librerie, palestre, piscine e centri sportivi. Io mi fermo qui, visto che poi devo lasciare lo spazio all'altra parte, e
Come sempre, per il momento delle domande, prenderemo innanzitutto dalla chat di Zoom, poi potrete in seguito scrivere, vi ricordo questa mail, coordinamento-covid-caritas-roma.it, siamo sempre contenti se ci scrivete, perché i quesiti ci aiutano a capire meglio la realtà, le esigenze delle persone, a migliorare il nostro servizio e anche magari a completare il manuale dove ci è sfuggito qualcosa. Vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza.